Ho letto che Amida è un termine giapponese che contraddistingue il Buddha Amitabha, l'incarnazione del Buddha caratterizzata da spiritualità compassionevole, che rinuncia al nirvana affinché tutti gli uomini possano accedere al suo paradiso. Questo Buddha è venerato soprattutto in Giappone, dove le pratiche devozionali hanno ispirato le arti figurative e l'innologia, che si è espressa in canti detti Vasan. Tutte queste distinzioni nelle religioni a che cosa portano? All'unica reazione per cui sono esistite nei secoli, e cioè alla saturazione per ogni distinzione e all'evocazione di Dio nell'unico tempio in cui è da sempre accessibile, cioè nel proprio intimo.